Buongiorno ragazzi, oggi parliamo dell'ambito architettonico, come già potete vedere dall'immagine. Parliamo del funzionalismo e naturalmente anche della scuola del Bauhaus che in alcuni casi avevo già accennato, quindi funzionalismo o altrimenti razionalismo o ancora, come vedete, già movimento moderno. Allora, vabbè, intanto qui ci sono le linee guida che poi riprenderemo dopo, riguardanti proprio questa modalità di organizzazione, non solo da un punto di vista architettonico, ma anche da un punto di vista dell'oggetto prodotto, come potete vedere. Quindi la purificazione della forma è già una parola chiave legata a questo momento di produzione e sicuramente vengono abolite, come già leggete all'inizio, tutte le idee anche decorative che erano state proprie dei periodi precedenti, nel nostro caso magari più recente, proprio da indicare l'Art Nouveau. E soprattutto si introducono dei concetti legati ancora adesso all'idea del design e quindi l'ergonomia, ovvero il sapersi adattare alla forma che insomma l'oggetto deve avere una forma comoda per essere ben utilizzato e ben sfruttato, e ancora appunto la semplificazione affinché vi sia qualcosa di più essenziale appunto senza il decorativismo superfluo. Dunque, vediamo cosa invece gira intorno all'idea del Bauhaus, perché appunto questa fase è legata alla, quindi questo movimento del razionalismo è legato non solo a queste figure, ecco, di questi architetti che noi citeremo la prossima volta, a partire da Mies van der Rohe, anche Gropius ve lo nominerò adesso, e soprattutto poi Le Corbusier, ma ecco appunto che si fa avanti l'attività del Bauhaus. Interessante ancora riguardo il razionalismo in architettura è questo apporto che è stato dato da un punto di vista storico, ecco, dal positivismo e quindi anche la moderna cultura figurativa, tutto ciò che abbiamo visto, e di certo è legata da un punto di vista storico questa fase, sia architettonica ma anche quella del Bauhaus, ai due conflitti mondiali, perché poi sarà chiusa la sede del Bauhaus dal nazionalsocialismo. Dunque, vediamo se ecco qua già si può introdurre il discorso. Io vi leggo ciò che recitava il volantino che fu diffuso a Weimar nell'aprile del 1919. Architetti, pittori e scultori devono di nuovo imparare a conoscere e a capire la complessa forma dell'architettura nella sua totalità e nelle sue parti. Impegniamo insieme la nostra volontà, la nostra inventiva, la nostra creatività nella nuova costruzione del futuro, la quale sarà tutto in una sola forma, architettura, scultura e pittura. E da milioni di mani di artigiani si innalzerà verso il cielo come un simbolo cristallino di una nuova fede che sta sorgendo. Allora, questo appunto dicevamo era il volantino che era diffuso a Weimar, per lanciare questa nuova scuola d'arte di concezione nuova. Quindi Bauhaus, qua vi dice la casa della costruzione, la scuola di arti e di mestieri, quindi scuola di arte applicata, e progettuale anche da un punto di vista architettonico, ma ripeto, non solo. Qui si forma una nuova figura professionale che doveva quindi emergere dall'idea già di Walter Gropius, che è il fondatore. E dice sempre Gropius che questa nuova figura professionale era un tipo nuovo, assente in precedenza, un collaboratore per l'industria, per i mestieri e la costruzione, che al tempo stesso ha competenze di tecnica e di forma. Quindi, già al termine della Grande Guerra, questi migliori talenti creativi sono chiamati a partecipare alla ricostruzione della Germania e quindi vi è anche una volontà da parte della Germania di impegnare queste persone, ecco, per risorgere, riemergere. E queste personalità entrano nel mondo sia dell'industria che naturalmente della comunicazione. Qua vediamo per esempio un manifesto. Quindi ne avrebbero guadagnato sia la qualità della vita comune, sia il senso e il ruolo dell'arte, perché si marcia molto, molto intorno a questo. All'interno, fra le altre idee della scuola, si stimolavano gli allievi ad assumere un approccio creativo, sperimentando al contempo l'importanza dei rapporti tra la forma e la materia.
Uno degli insegnanti, a proposito dell'utilizzo della carta, diceva che se piegata e deformata, invece che utilizzata come di consueto in orizzontale, la carta acquista resistenza e nuove potenzialità. Inoltre si sosteneva che non bisognasse imitare gli altri, ma cercare soluzioni inedite e imparare a trovarle in modo autonomo per avere appunto un pensiero costruttivo. E dunque è un qualcosa che poi permea anche l'idea, insomma, dell'industrial design sicuramente, quindi anche là avere un po' di novità, malgrado però non si può prescindere dal farsi stimolare un po' la creatività anche dall'osservazione di quanto già fatto. Ecco, si parte con la prima fase della scuola, appunto, Bauhaus a Weimar, siamo nel 1919-1925. Quindi torniamo al discorso di Walter Gropius, poi qui adesso ci arriviamo, che dirige appunto questa scuola dal 1928 e concepì un istituto come fusione dell'Accademia di Belle Arti e la scuola di artigianato artistico. Quindi fu attribuito questo nome Bauhaus, invertendo la parola tedesca Ausbau. Quindi costruzione di case, e questo proprio a sottolineare l'intento di non scindere alcun aspetto della produzione artistica, ma riunificando architettura, abbiamo detto, progettazione e belle arti, quindi un minimo anche di creazione artistica ci doveva essere, secondo l'auspicio già espresso dalle secessioni. Quindi attenzione, si discostano dall'Art Nouveau, ma comunque ciò che era stato fatto dalle secessioni è un trampolino di lancio. Il Bauhaus dobbiamo sapere anche che era luogo di feste memorabili, studi rigorosissimi, sicuramente convivenza gioviale, però anche aspre, stimolanti, continue discussioni teoriche, perché c'era questo rapporto di parità. Ecco, rapporto collaborativo e paritetico, ve lo dice anche questa diapositiva, tra gli allievi e gli insegnanti, quindi dei, diciamo, collaboratori. C'erano dei corsi semestrali, dei laboratori e vi era poi un'apertura interdisciplinare. Quindi ciascuno studente si interessava anche di teatro, di fotografia, di architettura, di grafica pubblicitaria, quindi da lì veramente parte tutta la produzione che sarà poi anche fatta in serie, la massificazione, tra virgolette, però sappiamo che vi sono state anche fasi precedenti nelle storie sicuramente delle rivoluzioni industriali. Nel ruolo di direttore, Gropius riunì poi questo novero di insegnanti estremamente notevole, ci sono citati inizialmente, li avevamo visti qui, c'è anche Itten del famoso cerchio cromatico, in effetti l'artista svizzero insegnava i rapporti tra la scala cromatica e quella dell'evoluzione spirituale, quindi un qualcosa anche di molto filosofico, perché era convinto che si dovesse costruire l'uomo nella sua interezza come un essere creativo. Era questo un obiettivo didattico molto alto e complesso che si proponeva oltretutto di, come dice Itten stesso, accendere una luce dello spirito in ogni studente. Quindi credo che sia estremamente poetica questa cosa. Poi, tra i cosiddetti, tra virgolette, maestri della forma, che dovevano avere, diciamo, il compito, ecco, di dettare le linee teoriche, Gropius accolse Kandinsky e Klee, che vi avevo citato quando li ho spiegati. E poi si passa alla sede di Dessau, nuovo Bauhaus, che tra l'altro vede proprio un luogo di sperimentazione per Gropius. Siamo nel 1925 fino al 1932, perché l'avanzare di forze politiche conservatrici portò a spostare questa sede nella più decentrata adesso, e dunque si costruì un edificio completamente nuovo che adesso vediamo. L'architettura sarà basata in pratica su moduli cubici, logici e semplificati, e quindi manifesto proprio della razionalità e dell'abbandono di ogni accademismo, quindi tutto ciò che era stato precedentemente. La scuola poi aumentò lo spazio dato al design. E quindi vi furono poi oggetti estremamente famosi, tra cui la sedia che ancora si conosce benissimo, la Vasily, progettata da Marcel Breuer. Si vedeva qua, eccola, questa è la sedia a cui mi sto riferendo. Quindi Breuer è fra i più conosciuti tra i designers, e anche questi oggetti di design, insomma, sono a volte ancora in produzione.
Si conclude il discorso riguardo alle varie sedi, poi a questa appunto ci arriviamo, con quella di Berlino, la sede di Berlino nel 1932, quindi un ultimo trasferimento, e la direzione passò all'architetto Miss van der Rohe, di cui appunto parleremo più avanti. Tuttavia, le linee fondanti della scuola, quindi questa integrazione tra arte e vita, la fusione a livello popolare delle scoperte più elevate dello spirito, quindi anche qualcosa di poetico, abbiamo detto prima, e sopravvivevano con forza per non risultare fastidiose agli occhi del nazionalsocialismo. E quindi nel 1933 la Gestapo perquisì minuziosamente e sequestrò questa sede dell'istituto, chiudendola definitivamente. Quindi purtroppo ebbe fine questa storia di questa famosissima scuola, la più famosa del XX secolo, perché poi ci fu un'emigrazione in massa di molti talenti verso gli Stati Uniti. Comunque è rimasta quella idea forte, che più volte abbiamo già anticipato, ma che si manterrà da qui in avanti, quindi l'arte come anche entità globale. Ora, riguardo proprio dal punto di vista architettonico, lo dobbiamo fare, quindi vediamo questa sede a Dessau. Quindi ecco qui già ci sono citati gli elementi essenziali. Vediamo che il lavoro di Walter Gropius, quindi ci concentriamo un attimo su questo, comincia a delineare anche il profilo dell'architetto moderno, che non è più un genio solitario, ma è anello di un sistema complesso che si occupa di uno dei servizi necessari alla vita associata e al quale quindi poi è affidato il ruolo delicato e importante di mediazione tra qualità e quantità. Poi, nel momento in cui appunto ci fu questo spostamento della sede del Bauhaus a Dessau, ci fu il sindaco che richiese proprio un'area, diede un'area e richiese la costruzione della sede che avesse le abitazioni per i docenti, e vi fu anche una commissione per la realizzazione del quartiere operaio di Turten, data sempre a Gropius. Quindi abbiamo detto che vi applicò in questa serie il principio cubista della scomposizione dell'oggetto nella molteplicità dei punti di vista. E questo in architettura si, diciamo, traduce nel superamento della gerarchia dei prospetti, quindi non vi è più la cosiddetta facciata principale, ecco, è privo di facciata, si può ritenere questo tipo di edificio. Perché non ci vuole più quella presentazione ufficiale. Il nuovo complesso quindi non privilegia alcuno degli affacci, rifugge anche dagli allineamenti e dalle assialità, cioè il seguire un asse magari longitudinale, bensì si articola su tre corpi uniti, però sono distinti, che sono orientati in direzioni diverse. C'era qualcos'altro anche sotto, no? Era questo ancora Miss van der Rohe. All'inizio, ecco qui c'è il plastico che possiamo osservare. Quindi ci sono questi volumi differenziati e si riconosce quindi un'organizzazione quasi fosse una cittadella della conoscenza, un po' come le cittadelle universitarie anche odierne, in alcuni casi sono realizzate così. Quindi lì si insegnava, si studiava e si sperimentava. Allora c'era un corpo di testa sicuramente che ospitava gli studenti ed era intonacato con delle finestre rettangolari e quindi anche con dei piccoli balconi. Poi c'era il blocco degli uffici che aveva un ponte, ecco, una forma di ponte, con delle lunghe finestre a nastro. Questa finestra a nastro sarà il principio dell'architettura poi di Le Corbusier che vedremo, mentre i laboratori avevano una facciata continua. Quindi sono tutti principi del razionalismo architettonico che vedremo soprattutto nell'opera di Le Corbusier. Inoltre c'è un forte uso del vetro, che funge diciamo come pellicola, che non è solo atta ad accogliere la luce, ma anche ad avvolgere gli edifici come un rivestimento. Dunque vediamo che c'è questo aspetto del quotidiano, anche attraverso gli oggetti che viene indagato, vi dicevo, quindi la funzione e la forma che vengono messe insieme, l'analisi della forma che deve produrre strutture essenziali e poi vengono prodotti oggetti di massa per anche spingere al buon gusto. Bene ragazzi, con questo abbiamo finito, al prossimo video.